Eccoci, buongiorno, benvenuti, benvenuti a tutti a questo nostro appuntamento con i webinar di PartecipAC, questo secondo anno dell'attività del PartecipAC. Oggi abbiamo con noi il professor Michele Mattetti dell'Università di Bologna, che ringrazio fin da subito della disponibilità, e parleremo proprio di tecnologia, della tecnologia in campo, quindi andremo un po' a chiacchierare, faremo alcune domande appunto anche al professor Mattetti. Per capire un po' quali sono le opportunità anche delle nuove tecnologie, che cosa c'è già disponibile, quali sono le prospettive, insomma, cerchiamo di fare un po' un mente locale su quello che è il panorama attuale. Per cui anche voi che siete collegati potete farci le domande, avete sia dal pannello di controllo in cui appunto del vostro webinar, avete una sezione domande in cui ci potete scrivere in qualsiasi momento e poi dopo vi farò vedere, insomma, vi darò le indicazioni per collegarvi su un'applicazione per cui anche i ragazzi che eventualmente sono collegati con voi in classe possono con i loro cellulari farci direttamente delle domande. E dunque vi ricordo appunto che innanzitutto questo webinar è inserito all'interno appunto delle attività di PartecipAC, questo progetto di Imageline sulla divulgazione della politica agricola comune che è cofinanziato dall'Unione Europea. Vi ricordo il sito che è partecipac.eu, dove trovate anche tutti gli altri materiali e gli altri contenuti che abbiamo realizzato, articoli, video, podcast e le registrazioni degli ultimi webinar che abbiamo fatto, degli altri due webinar. I prossimi appuntamenti invece riprenderanno a febbraio, quindi dopo la pausa natalizia. A febbraio ci saranno altri tre webinar e anche lì trovate le date sempre sul sito partecipac.eu. Dunque, oggi appunto, finita un po' questa introduzione più tecnica, entriamo un po' nello specifico, perché il tempo che abbiamo è circa un'oretta, quindi entriamo nel merito dell'argomento di oggi, appunto la tecnologia in campo. Io faccio una piccola introduzione, semplicemente ricordandoci che si parla molto di dati al momento, anche in agricoltura, e si dice proprio anche che l'informazione è un po', se vogliamo, per così dire, il petrolio del XXI secolo, ma ovviamente avere informazioni. Per avere informazioni, per estrarre informazioni anche dai dati che raccogliamo in campo, che sempre più sensori, macchinari raccolgono in campo, è fondamentale, sempre più fondamentale, la capacità di sapere analizzare queste informazioni, questi dati, e questo è un po' il motore di combustione, diciamo così, in questo parallelismo di questa informazione. E si sta parlando molto anche dell'utilizzo dei dati, di come vengono utilizzati e scambiati. Qualcuno di voi forse avrà sentito parlare anche dell'European Data Act, quindi come andare a inquadrare l'utilizzo dei dati, lo scambio dei dati, la condivisione dei dati. Ci sono stati anche eventi, per esempio, vi ricordo questo evento che ha organizzato anche la CIA, proprio sul quadro armonizzato per la condivisione dei dati. C'è un evento che si è tenuto a EIMA lo scorso novembre, in cui tra l'altro noi siamo intervenuti, abbiamo moderato l'evento, quindi è disponibile, eventualmente potete, per chi vuole approfondire questo tema, si può andare a recuperare. E un altro tema, appunto sempre legato al discorso dei dati, è quello proprio della rintracciabilità, del come anche raccogliere i dati in campo possa in un certo senso portare valore al prodotto agricolo, tramite anche tecnologie per la rintracciabilità dei dati. E come vi dicevo, appunto, c'è questa modalità che abbiamo scelto anche per interagire direttamente con voi, quindi potete collegarvi a questo sito oppure scansionare il QR code che vedete qui a schermo e potrete direttamente, appunto, tramite il vostro smartphone inviarci anche le domande, le vostre considerazioni. Ve lo lascio un attimo qui in modo che voi possiate collegarvi e intanto, appunto, facendo un po' questo cappello introduttivo, passo, insomma, così un po' la parola anche a Michele, al professor Mattetti, e intanto ti chiedo se ci vuoi dire un po' intanto chi sei, insomma, ti puoi un po' presentare, che cosa insegni, quali sono i tuoi campi di ricerca principali. Bene, grazie Gabriele, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono professore associato in meccanica agraria all'Università di Bologna e insegno anche meccanica agraria all'Università di Modena e Reggio Emilia.
E a Bologna insegno nel corso di studio di agraria, mentre invece a Modena insegno nel corso di studio di ingegneria del veicolo. Di estrazione io sono un ingegnere del veicolo. Ingegnere del veicolo vuol dire che è una meccanica specializzata nel mondo dei veicoli. Ho studiato a Modena e quindi ho studiato tutta la parte meccanica dei veicoli, trasmissioni, sospensioni, motori e così via. Poi a Modena la più grande azienda di veicoli non è la Maserati, bensì è la CNH Industrial, quindi uno dei più grandi costruttori al mondo di trattori. Ho svolto un'attività di tirocinio lì, ho lavorato lì per un anno e poi ho iniziato la carriera accademica, intraprendendo un dottorato e da lì eccomi qua. Come attività di ricerca io ho iniziato occupandomi di analisi di durabilità di componenti meccanici. In pratica andavo a valutare quando, ad esempio, per quanto tempo, ad esempio, un dato componente meccanico del trattore, quindi ad esempio una sale oppure il cambio, dura. E per fare questo è necessario utilizzare degli strumenti, come ad esempio conoscere un po' di meccanica, ma fare ad esempio raccolta dati delle macchine operatrici e dei trattori in campo, andare a valutare quelle che sono le richieste energetiche delle varie lavorazioni e così via. Poi negli ultimi 5 anni ho cambiato un po' la finalità della mia ricerca. Gli strumenti sono sempre quelli, tuttavia però mi sono concentrato nel fare analisi che sono funzionali poi agli agricoltori e quindi ad esempio mi sono occupato di capire come gli agricoltori utilizzano le macchine, capire quelli che sono i costi energetici ed economici delle diverse operazioni colturali, andare a valutare quelle che sono le inefficienze operative durante l'utilizzo, delle macchine agricole. E andare a determinare le inefficienze operative è molto importante, soprattutto per andare a determinare quelle che sono le nuove funzionalità da integrare nelle macchine agricole al fine di aumentare l'efficienza delle macchine e andare a ridurre i costi operativi. E questo è molto importante al giorno d'oggi, questo perché siamo nel bel mezzo di una crisi energetica e quindi cercare di capire come ridurre il consumo di carburante è qualcosa di estremamente importante e dove gli agricoltori poi prestano particolare attenzione. Certo, ah sì, sicuramente è un tema di grandissima attualità e quindi è sempre di più gli agricoltori sono attenti appunto anche a queste tematiche, proprio anche all'ottimizzazione dell'uso delle risorse, che tra l'altro è anche proprio uno degli obiettivi principali dell'agricoltura di precisione. Questo ovviamente consideriamo anche l'input come anche il carburante, è un input produttivo in questo caso. E parlando proprio di meccanizzazione, nel secolo scorso, sappiamo che la meccanizzazione ha fatto passi da giganti, praticamente all'inizio del Novecento era praticamente assente dai campi e si è arrivati appunto alle tecnologie che vediamo anche già adesso, anche che sono nei trattori. E secondo te, appunto, anche in questo senso qui, proprio guardando un po' agli ultimi anni, anche alle ultime evoluzioni, le ultime tecnologie, quali sono quelli che le tecnologie, gli sviluppi, diciamo, tecnologici che hanno determinato, ecco, diciamo, le evoluzioni più importanti anche nel senso della meccanica anche agricola? Sì, domanda molto interessante e avrei preparato un grafico da mostrare Guarda, se mi era possibilità di farlo. vi passo la possibilità di condividere lo schermo, così perfetto. Allora. Perfetto, adesso vediamo appunto vediamo la sì, presentazione. Se la metti in modalità, perfetto, se la metti in modalità presentazione, così vediamo in grande. Ottimo. La vedi in modalità presentazione o modalità relatore? In modalità presentazione, mi sembra un po' tagliata, a dire la verità, però forse è un problema del mio schermo. Ah, sì, no, la vedo tagliata a metà, però.
Adesso dovresti vedere. Vediamo. Vedo, sì, lo vedo il PowerPoint, però non in modalità presentazione. Però sì, vedo sempre il PowerPoint, però vedi il andiamo avanti. PowerPoint? Perfetto, così, perfetto. 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 Bene. Allora, come evoluzioni? Innanzitutto, da ingegnere meccanico non posso che affermare che la più grande innovazione dello scorso secolo è sicuramente il motore diesel. C'è poco da, come dire, da criticare al motore, perché è proprio grazie al motore diesel che è stato possibile aumentare notevolmente le produzioni nel secolo scorso. Ovviamente poi in mezzo sono state anche altre evoluzioni, però a livello di tecnologia nel settore agro, nell'ambito meccanico, il motore diesel è la tecnologia più importante. E questo perché i motori diesel hanno notevoli vantaggi tecnici. Un vantaggio tecnico è il fatto che il motore diesel ha un'elevata densità di potenza. Densità di potenza la vedete riportata in questo grafico, mi riferisco alla quantità di potenza che il motore può sprigionare per massa, oppure possiamo valutarla anche come reciproco, quindi peso specifico, come l'ho riportato in questo grafico. Ed è la soluzione che attualmente consente di avere macchine potenti e leggere. Questo ha offerto notevoli vantaggi, soprattutto dal punto di vista della mobilità delle macchine, e poter quindi implementare alcune soluzioni e tecniche. Poi il motore diesel ha pure un grosso vantaggio, il fatto che utilizza il diesel, e il diesel è una fonte energetica che ha un'elevata densità energetica volumetrica, dove mi riferisco alla quantità di energia che può essere stoccata per un dato volume. Quindi solitamente si misura in megajoule per metro cubo. E il diesel ha una densità energetica volumetrica molto superiore a tutte le altre fonti energetiche, come ad esempio il metano, oppure come ad esempio le batterie al litio. Giusto per darvi numeri, con il metano, che solitamente viene immagazzinato in un veicolo tramite il CNG, quindi Compressed Natural Gas, la densità energetica volumetrica è del 25% rispetto a quello del diesel. Quindi questo vuol dire che le autonomie sono ridotte di 4 volte, ecco. Pertanto poi questo crea tutta una serie di limiti, soprattutto durante l'utilizzo da parte degli agricoltori. E questa è stata una prima grande evoluzione. La seconda grande evoluzione, a parer mio, del secolo scorso è il sistema di posizionamento, e quindi mi riferisco ai sistemi GNSS. La necessità di avere un sistema di posizionamento in agricoltura era già ben nota negli anni 70. All'epoca però non esisteva il GNSS, però era ben noto che la performance di una coltura era determinata sia da fattori tempo varianti che da fattori spazio varianti. Negli anni 70, mancando appunto il GNSS, è stato un po' complicato implementare alcune soluzioni che poi oggigiorno utilizziamo nell'agricoltura di precisione. Tuttavia, però, dei casi studi ce ne sono stati. In quel caso ci si basava su sistemi LPS, quindi sistemi Local Positioning System. Tuttavia, però, questi sistemi, che in pratica permetteva di avere la posizione locale di una macchina all'interno di un campo, sono sistemi, come dire, che possono essere utilizzati a livello di campo, implementati in un'azienda agraria sarebbe particolarmente costoso. Ma il principio è molto simile a quello del GNSS, quindi servono dei punti di riferimento del campo e dei sistemi tipo dei radar che comunicano con un'antenna presente all'interno del veicolo. È possibile ricostruire la posizione del trattore. Poi, ovviamente, a partire dagli anni 90, come ben sappiamo, è stata rimossa
tutti quei limiti tecnici che c'erano nei sistemi di posizionamento di tipo GPS per le applicazioni civili, questo perché nel mondo militare come dire, gli Stati Uniti sono voluti mantenere un certo vantaggio, e da lì poi il GPS, o meglio il GNSS in seguito, ha avuto delle grosse applicazioni. Queste applicazioni poi le abbiamo avute ai primi anni 2000, dove abbiamo avuto i primi sistemi di mappatura della resa e i primi sistemi di guida automatica. E queste sono state le prime due tecnologie basate sui sistemi di posizionamento che poi sono state adottate in massa da parte degli agricoltori. Il sistema di posizionamento è sicuramente una tecnologia abilitante dell'agricoltura di precisione, tra le più importanti, però a parer mio la tecnologia abilitante per l'agricoltura di precisione, la più importante è il Canvas, che è una tecnologia che non è molto nota, perché è un qualcosa, come dire, di più affine al mondo elettronico. Un excursus su come le macchine sono evolute nel tempo. Inizialmente le macchine sono evolute per aumentare la capacità operativa, quindi vuol dire la quantità di ettari all'ora che queste macchine potevano processare. Tuttavia, poi c'è stata la necessità di aumentare anche l'efficienza delle macchine, e da lì si è capito che bisognava passare tramite sistemi controllati elettronicamente. E questo è stato necessario anche per aumentare la funzionalità delle macchine. E quindi sono stati introdotti sottosistemi dei veicoli e delle macchine controllate elettronicamente. Una delle prime applicazioni è stato sicuramente il cambio, dove c'è stato il passaggio da cambi puramente meccanici a cambi di tipo power shift, dove si poteva cambiare marcia semplicemente premendo un bottone. Un sottosistema elettronico è un sistema che è costituito almeno da tre componenti: un controllore, un sensore e un attuatore. Il sensore è un qualcosa che legge un'informazione relativa allo stato del sistema. Il sistema di controllo è un sistema che prende il dato letto dal sensore, lo processa al fine di attuare un'azione, e questa azione viene fisicamente attuata da un attuatore, che potrebbe essere ad esempio un martinetto idraulico e così via. Per poter funzionare questo sistema è necessario che un sensore deve essere per forza collegato a un sistema di controllo, e a sua volta il sistema di controllo deve essere collegato all'attuatore. Ora, giusto per vostra informazione, nelle macchine agricole ci sono più di 500 sensori. Quindi provate a pensare quanti sistemi di controllo e quanti attuatori ci possono essere all'interno del veicolo, e ciascuno di essi deve essere collegato poi direttamente al sistema di controllo, all'attuatore e così via. Pertanto ci sono una grande quantità di dati, una grande quantità di connessioni. E inizialmente, infatti, si utilizzava una connessione di tipo punto a punto, dove diversi sistemi di controllo erano collegati fisicamente alla centralina, e tutti questi cavi però potevano avere dei limiti. I limiti, ad esempio, il fatto che magari ci poteva essere un malfunzionamento del cavo, il fatto che magari il connettore si poteva rompere e così via. E inoltre poi un'architettura di questo tipo non è un'architettura flessibile, cioè nel momento in cui dobbiamo sviluppare una macchina che ha una nuova funzionalità elettronica, è necessario operare in profondità. E inoltre poi ovviamente è anche maggiormente costosa, perché tanti cavi vuol dire tanto rame, e rame è un metallo che sappiamo che è molto costoso oggigiorno. Pertanto, poi, a partire dagli anni 80, un'azienda costruttrice di componentistica per il settore automotive ha pensato alla soluzione Canvas, dove in pratica abbiamo una sola connessione che gira all'interno del veicolo, a cui poi tutti i diversi sottosistemi elettronici sono collegati a questa connessione. E il vantaggio di questa rete è che, uno, si ha una sola connessione molto robusta, e quindi il sistema è diventato molto più affidabile. Secondo,
È una rete molto flessibile perché nel momento in cui dobbiamo aggiungere un nuovo sottosistema elettronico, in realtà basta semplicemente collegarsi alla rete CAN-BUS e il gioco è fatto. E quindi questa è una soluzione tecnica che ha permesso di avere elettronica economica e inoltre robusta. E questo ha dato il via alla proliferazione di tante soluzioni elettroniche anche nelle macchine agricole. E quindi è grazie proprio al CAN-BUS che oggigiorno possiamo avere l'agricoltura di precisione. Poi il gemello del CAN-BUS, l'ISOBUS, che immagino molti di voi già conoscete, però l'ISOBUS è un qualcosa che si appoggia al CAN-BUS ed è stato proprio il CAN-BUS che ha fatto sì che poi l'ISOBUS è nato, ecco. Tra l'altro, anche qua vi devo dire che solitamente la tecnologia viene sviluppata nel mondo automotive, perché il mondo automotive è un settore con grandi numeri, le applicazioni sono abbastanza semplici, perché in fondo le auto non operano in condizioni estreme come un trattore e così via. E quando una tecnologia è ben consolidata, poi viene trasferita ad altri settori, come il mondo dei truck, dei camion, degli autocarri e il mondo delle macchine agricole. E solitamente, come dire, c'è un ritardo del settore delle macchine agricole che è quantificabile tra 5 e 7 anni, grosso modo. Quindi è un bel ritardo, considerando che parliamo di tecnologia. Per il CAN-BUS questo ritardo è stato solo di 3 anni. Quindi praticamente si è capito da subito che il CAN-BUS era fondamentale per l'agricoltura. Quindi nel 91 abbiamo avuto la prima auto dotata di CAN-BUS, nel 94 abbiamo avuto il New Holland Genesis, che è stato il primo trattore dotato di CAN-BUS. Quindi Certo. e poi tra l'altro il CAN-BUS ha dato anche la possibilità di proliferare vari come dire, sistemi di terze parti per il monitoraggio dei dati delle macchine agricole. Questo perché il CAN-BUS poi ha anche una standardizzazione della comunicazione. Quindi tutte le regole di come le informazioni vengono generate e lette all'interno della rete CAN-BUS sono standardizzate. Questo standard serve ai vari costruttori, sia di trattori che di componentistica elettronica, per poter, come dire, appaltare costruttore di trattore la progettazione della varia sensoristica a costruttori come dire, specializzati in questi. A sua volta il costruttore specializzato nella sensoristica può vendere a tutti i costruttori di trattori la sensoristica. E quindi c'è questa standardizzazione. È ovvio che poi in questa standardizzazione, ad esempio, io ho potuto basare tutte le mie ricerche, ma poi anche aziende come ad esempio X-Farm, come ad esempio FieldView, hanno potuto sviluppare la loro tecnologia per il monitoraggio delle informazioni all'interno delle macchine agricole. Senza il CAN-BUS sarebbe stato tutto proprietario. Quindi lì i dati sarebbero stati accessibili esclusivamente al costruttore e la tecnologia è molto più costosa. Esatto, sì, questo tra l'altro è il tema appunto proprio anche della condivisione dei dati, un po' come dicevo anche all'inizio sul discorso del European Data Act, quindi in che modo vanno gestiti i dati, di chi sono i dati, come condividerli, è un tema che anche adesso è proprio al centro appunto anche dello sviluppo proprio delle tecnologie, si sta cercando proprio di trovare degli standard internazionali perché questo è un esempio appunto di standard che ha permesso appunto anche uno sviluppo perché appunto se i dati sono accessibili, sono scambiabili, tutti possono lavorare su quei dati e svilupparli, quindi è un tema sicuramente centrale anche oggi. Hai parlato appunto di tecnologie che sono sostanzialmente abilitanti a quella che è l'agricoltura di precisione e sappiamo infatti anche che lo sviluppo proprio anche delle tecnologie va un po' tutte le tecnologie vanno un po' in quella direzione nell'aiutare gli agricoltori a produrre in maniera sostanzialmente più efficiente, no? Quindi ridurre quelli che sono gli sprechi e ottimizzare gli input, questo è proprio il grande paradigma dell'agricoltore di precisione. Ma proprio cercando appunto anche di quantificare questi benefici, i ritorni in termini di sostenibilità ambientale, quindi quanto è più sostenibile produrre in termini di agricoltura di precisione, ma anche economica, quanto si risparmia di mezzi, quanto si risparmia di tempo, quanto si risparmia di carburante. Ecco, riusciamo a quantificarli? C'è un modo per quantificarli? Ci sono degli studi
sostanzialmente per capire se ne vale la pena di acquisire queste tecnologie anche in campo, ecco, perché hanno un costo queste tecnologie e quindi l'agricoltore spesso si fa questa domanda, se ne vale la pena oppure no, se è più il costo oppure più il vantaggio. Questa è una domanda molto, molto interessante. Allora, è vero, la tecnologia è costosa, a cui poi voglio aggiungere anche tante altre criticità. Spesso la tecnologia ha una curva di apprendimento anche elevata e quindi poi dopo rallenta l'adozione. Poi consente di avere dei vantaggi a volte facilmente misurabili, come ad esempio per la guida automatica e il risparmio di tempo. A volte però non sono facilmente misurabili, come ad esempio spesso i costi in modo esatto sono difficilmente misurabili e ancor più spesso la sostenibilità ambientale, i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale. E tutto questo molto spesso può ostacolare gli agricoltori nell'acquistare o nell'utilizzare una nuova tecnologia. Però adesso voglio porre l'attenzione in un modo, come dire, a altri fattori. E mi concentro sui sistemi di guida automatica perché è una delle tecnologie dell'agricoltura di precisione più adottata quantomeno in Italia. Ora, ci sono degli studi che hanno valutato i benefici economici dei sistemi di guida automatica e in questo caso si parla di un risparmio di costo del 2,7% all'ettaro, che è una cifra molto piccola considerando il costo che può avere questa tecnologia. E tuttavia, però, come dire, secondo me nel bilancio, nell'introduzione o nel valutare questa tecnologia, dovrebbero essere considerati dei fattori che spesso non sono considerati. Quindi, ad esempio, se pensiamo alla guida automatica, ad esempio, andiamo a valutare il fatto che gli agricoltori si stancano meno, gli operatori, e quindi magari l'operatore può operare ad alta efficienza per un periodo più lungo. Questo è molto importante, soprattutto oggigiorno, dove magari d'estate è necessario chiedere agli operatori di far turni molto lunghi e dove magari si fa fatica a trovare del personale, motivo per cui bisogna chiedere agli operatori di lavorare anche 12-13 ore al giorno. Inoltre, poi, la guida automatica consente di svolgere lavorazioni nelle condizioni migliori. Quindi, ad esempio, nel caso dell'irrorazione, si può svolgere la lavorazione anche di notte. Di notte è provato che ci sono le condizioni migliori perché si ha un po' meno vento, perché la temperatura è un po' più bassa e quindi non si corre il rischio che magari nel nebulizzare la soluzione, questa soluzione, poi le goccioline possono evaporare, che quindi poi si ha una perdita di prodotto. Poi, altre cose importanti è che si possono utilizzare delle tecniche di gestione del suolo innovative, quindi ad esempio lo strip tillage, dove lo strip tillage è una tecnica dove si va a lavorare il terreno solamente in alcune bande della larghezza di 15 cm, e poi tutte le operazioni colturali vanno concentrate proprio in quelle bande. Quindi ad esempio abbiamo una banda di 15 cm, dobbiamo fare la semina, dopo che questa banda è stata lavorata, noi dobbiamo posizionare il seme praticamente nella metà di questa banda, quindi è necessario avere un sistema di autoguida che ci consente di avere una precisione dell'intorno di 2,5 cm, 3 al massimo, perché altrimenti non riusciamo a stare a quei 7,5 cm dal bordo della banda. E questa è un'operazione che senza un sistema di autoguida non si può assolutamente, assolutamente fare. Ed è un'operazione che consente un grosso risparmio sia di mezzi tecnici, ma anche di carburante e anche di energia. E spesso quando si vanno a fare questi confronti sulle tecnologie per l'agricoltura di precisione, in realtà si fa un confronto uno a uno. Io faccio questo senza tecnologia e faccio quest'altro con la tecnologia, ma in realtà bisogna considerare tutti quei fattori secondari che non sono poi di secondaria importanza. Ultimo fattore che dobbiamo andare a considerare sulla guida automatica è anche il fatto che i trattori possono essere guidati ad alta efficienza anche da personale non esperto.
E questo è anche un vantaggio oggigiorno dove si fa fatica a trovare operatori esperti, questo perché il settore dell'agraria sta trovando parecchie difficoltà a trovare la manodopera specializzata richiesta per le attività colturali. Quindi, secondo me, oggigiorno va fatto un grosso sforzo nello sfruttamento della tecnologia da parte dell'azienda e utilizzare la tecnologia per svolgere le operazioni in modo diverso da come sono state sempre fatte. Sì, molto chiaro. Adesso io volevo, tra l'altro ho preparato anche un sondaggio, diciamo, da fare appunto a chi è collegato con noi. Vi ripropongo appunto questo QR code che vi ho fatto vedere prima per collegarvi, per chiedere appunto qual è la vostra opinione. Adesso appunto, vi lascio qualche secondo anche, insomma, per chi si vuole collegare. Potete inquadrare il QR code anche per chi è arrivato quando avevamo già iniziato, oppure andare su questo sito www.menti.com e inserire il codice che vedete lì a schermo. E tra l'altro, dopo, tramite questa applicazione potete anche farci domande. Vi ricordo appunto, anzi, se ci sono domande da parte vostra, da parte anche degli studenti che sono in classe, potete farla appunto o tramite questa applicazione o anche direttamente tramite il pannello di controllo del webinar. Poi dopo, se ci sono domande, ovviamente le giriamo al professor Mattetti, vediamo se che cosa ci risponde. Io volevo chiedervi, tra l'altro, appunto adesso, rispetto a proprio a questo tema qui dell'adozione delle tecnologie, ho preparato una domanda. Adesso lascio ancora qualche secondo per collegare, vedo che si sta collegando un po' di gente, per chiedere qual è la vostra opinione appunto su una serie di tecnologie, quanto è il loro impatto, quanto è la loro efficienza in termini agronomici e quanto è invece secondo voi il costo. Quindi per fare un po' questa matrice a due fattori in cui andiamo a posizionare queste tecnologie su una griglia sulla base di quanto sono efficienti e quanto costano. Quindi idealmente avremo le tecnologie migliori, sono quelle che hanno molta efficienza e poco costo, perché appunto sono quelle che hanno un maggior ritorno, mentre magari ce ne sono altre che secondo voi, secondo quella che è la vostra opinione, avranno un maggiore costo e magari meno impatto. Allora, scusate, la domanda che vi volevo fare, appunto, tanto se vi ricordo, se potete fare domande in ogni momento, è questa, appunto: come valuti queste tecnologie? Quelle che ho messo io, appunto, in questo grafico sono solo alcune. Ho cercato anche, tra l'altro, un po' di raggrupparle tra software gestionali, quindi applicazione, diciamo, anche questa molto basica, anche questa quasi una tecnologia abilitante, diciamo, a successive applicazioni, le centraline meteo, i sistemi di GPS di cui parlavamo anche poco fa, i droni, l'analisi dei big data, questo è un altro tema in agricoltura di cui si sente parlare molto, i DSS, cioè sono i sistemi di supporto delle decisioni, la blockchain, che è una tecnologia, diciamo così, per la tracciabilità in agricoltura, almeno viene usata in questo senso qui, e invece anche l'intelligenza artificiale e la robotica. Si iniziano a vedere anche le prime applicazioni. Se qualcuno di voi ha fatto qualche giro anche nelle fiere di meccanica ultimamente, si iniziano a vedere anche i robot, guida autonoma per varie applicazioni di campo con diverse applicazioni. Quindi, ecco, ciascuno di voi può dare un suo voto. Ecco, iniziamo a vedere un po' come si distribuiscono secondo voi su questo grafico. Al momento, ecco, man mano che rispondete, si distribuiscono. Ecco, vediamo che, per esempio, i sistemi GPS hanno probabilmente quelli che secondo voi hanno l'efficienza più alta, mentre invece anche la blockchain è, diciamo, in quel quadrante lì, quindi alta efficienza ma alto costo. Ecco, diciamo che quasi tutte le tecnologie si distribuiscono in questo quadrante, secondo voi, che hanno alto impatto ma alto costo. Cioè, appunto, è interessante vedere, adesso si è appena spostata qui sotto l'analisi dei big data, quindi secondo voi l'efficienza non è tra le più alte, però si è spostata in questo quadrante del costo, diciamo, un po' minore. Il tema anche dei DSS, anche qui è un po' lì a metà. Software gestionali, secondo voi, sono un po' dal centro, un po' a metà di tutto. C'è comunque una discreta variabilità nelle risposte. Non so se vedete quando vado a evidenziare ciascuna risposta.
la variabilità è molto alta, quindi c'è chi di voi, secondo voi, qui c'è qualcuno che pensa appunto che il costo sia molto, molto basso per i DSS, altri che pensano che il costo sia molto alto, dopo magari chiediamo qualche chiarimento, anche qui c'è molta variabilità. Ok, beh, intanto io la lascio qui, potete anche continuare a rispondere eventualmente, poi vi ricordo appunto se ci sono domande, se volete chiedere anche, per esempio, non conoscete queste tecnologie, volete chiedere qualcosa, possiamo andare avanti. E invece io torno appunto dal professor Mattetti e appunto abbiamo parlato degli ultimi anni, abbiamo parlato delle tecnologie che si stanno sviluppando, proviamo un po' a guardare invece al futuro, nel futuro in che direzione sta andando la ricerca, dove ci sta portando l'evoluzione della tecnologia? Allora, almeno in Europa la direzione della ricerca è dettata da una serie di sfide dove alcune sono imposte dall'Unione Europea, come ad esempio tramite il Green Deal e il Farm to Fork, altre invece sono dipese dai macro trend, come ad esempio il cambiamento climatico, la crisi energetica e così via. E queste sfide a cui la ricerca deve dare una risposta sono ad esempio decarbonizzare l'agricoltura in modo tale da raggiungere gli obiettivi del Green Deal e a tal fine si stanno sviluppando soluzioni tecniche per ridurre la dipendenza dell'agricoltura ai carburanti fossili. Venendo ai veicoli, si sta puntando molto ad esempio ai trattori a metano, ai trattori elettrici e qui ad esempio abbiamo visto già la settimana scorsa che New Holland ha fatto una grande conferenza stampa dove ha presentato un grande trattore a metano, T7, con tecnologia liquid natural gas e un trattore elettrico da circa 100 cavalli. E queste soluzioni al giorno d'oggi hanno tutta una serie di limiti, che sono quelle che vi ho menzionato prima, relative al fatto che hanno una bassa densità energetica volumetrica. E a tal fine bisogna assolutamente pensare a come svolgere l'agricoltura chiedendo meno energia e quindi poter utilizzare queste soluzioni tecniche che hanno una limitata energia che possono generare senza dover andare a ricaricare il serbatoio o la batteria, in modo tale da poter utilizzare quelle macchine nello stesso modo, o comunque sia con operatività simile alle macchine attuali. Ma poi dovremmo anche lavorare sulla produzione di energia. E la scelta del metano e dell'elettrico non è casuale, perché queste due soluzioni sono due soluzioni, due fonti energetiche che un'azienda agraria può prodursi in-house, può prodursi tramite ad esempio un digestore di biometano oppure tramite il sistema agrovoltaico. E inoltre dovremmo lavorare sulla riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi e questo va fatto entro il 2030 e qui bisogna lavorare molto sulla tecnologia, quindi ad esempio della sensoristica per poter andare a valutare ad esempio quanto è necessario intervenire oppure no, ma anche a livello di DSS. Poi è necessario avere sistemi circolari e questo al fine di catturare tutte le risorse che sono presenti nei sottoprodotti. E tuttavia, per ottenere un sistema circolare che sia affidabile e duraturo, è necessario che questo sia anche resiliente, in modo tale da funzionare anche quando accadono eventi imprevisti, come ad esempio una pandemia, come abbiamo visto un paio di anni fa. E poi un'altra grande sfida è automatizzare le attività manuali. Soprattutto i frutticoltori hanno difficoltà a trovare del personale per la raccolta della frutta e a far fine ci sono molti istituti di ricerca e costruttori che stanno sviluppando varie piattaforme di robot. Quindi ad esempio abbiamo il robot di Tevel con i droni, abbiamo avuto anche un robot sviluppato dall'Università di Bologna che ha creato poi uno spin-off che si chiama Field Robotics che abbiamo visto anche a Leima. Le soluzioni ci sono, stanno sviluppando, ovviamente sono soluzioni che hanno un'operatività non paragonabile a quella delle soluzioni attuali, tuttavia però è una direzione che dobbiamo assolutamente intraprendere, soprattutto se dobbiamo salvaguardare tutto il nostro
patrimonio di produttori di aziende, di produttori di prodotti agricoli. E infine, poi un'ultima cosa, dobbiamo aumentare la tracciabilità o sviluppare verso soluzioni per rendere i prodotti tracciabili e quindi sfruttare tutti i dati che vengono già generati nell'azienda. E questo è molto importante soprattutto per le produzioni disciplinari, quindi ad esempio le varie produzioni biologiche e così via. E la ricerca sta lavorando molto per dare risposta a tutti questi punti, ma non solo la ricerca, in realtà anche i costruttori di macchine agricole. Sì, tra l'altro colgo proprio quest'ultimo spunto per prima ho passato molto velocemente questa slide. Anche noi, diciamo, nel nostro piccolo, nella nostra attività appunto di sviluppo di applicazioni digitali, stiamo lavorando proprio in questo senso qui. Nel momento che gli agricoltori già hanno dei sistemi di raccolta di dati, proprio anche per legge, devono mantenere i registri di trattamenti, anche il discorso delle certificazioni, sono, diciamo così, una serie di raccolta di dati che devono fare e noi stiamo lavorando proprio anche, questo è un progetto che abbiamo tra l'altro presentato poco fa, per la tracciabilità in blockchain dei prodotti agricoli. Abbiamo fatto una sperimentazione sulla filiera dell'olio e del vino, appunto per andare a condividere i dati che gli agricoltori inseriscono nei loro sistemi gestionali tramite lungo la filiera fino al consumatore finale, quindi per garantire al consumatore finale che la tracciabilità appunto del prodotto lungo tutta la filiera. E appunto questo è un tema anche che abbiamo detto anche prima, la condivisione dei dati, e sostanzialmente questo è un modo anche per dare un valore ai dati che gli agricoltori generano e raccolgono in campo, proprio in senso economico, perché è un prodotto garantito, rintracciato, sappiamo che anche sul mercato può raccogliere, può spuntare, diciamo così, un prezzo più elevato, il tema appunto delle certificazioni in questo senso qui. Quindi questo, per esempio, è un'applicazione che già esiste e insomma già esiste, è un'applicazione che si sta sviluppando proprio anche noi come sviluppatori, come costruttori, diciamo così, di soluzioni informatiche, stiamo andando in questa direzione qui. La prossima domanda che ti volevo fare è un po' questa. Cioè, abbiamo parlato di tante tecnologie, abbiamo cercato un po' di capire se vale la pena adottarle oppure no, ma nella pratica, quindi nei campi in Italia, quanto sono diffuse? Quanto è diffusa la tecnologia? C'è quanta strada ancora da fare per arrivare a questa tecnologia, a questa agricoltura tecnologica avanzata di cui parlavamo? Allora, le tecnologie commerciali sono diffuse a macchia di leopardo, e cioè in alcuni ambiti particolarmente meccanizzati, come ad esempio l'ambito cerealicolo, la tecnologia c'è e da tanto tempo. E quindi è riuscita a penetrare poi tra gli agricoltori. Ad esempio, il sensore di resa oramai, come dire, è un qualcosa che è integrato in una qualsiasi mietitrebbia, anche se un agricoltore non la vuole. E in altri settori, invece, la tecnologia è stata recentemente introdotta, quindi ancora non è poi diffusa tra le aziende agrarie. Quindi, ad esempio, sempre tornando al settore cerealicolo, il sensore NIR per valutare, ad esempio, il livello di proteine dei cereali, questo è un sensore che solitamente è venduto come optional nelle mietitrebbie e non tutti lo acquistano e così via. E in altri settori, invece, dove molte attività sono manuali, la tecnologia è ancora praticamente assente, come in frutticoltura, dove sono davvero pochi i frutticoltori che hanno una gran tecnologia. E venendo alla tecnologia, negli ultimi 3 anni il governo ha approvato il credito d'imposta Agricoltura 4.0, dove gli agricoltori hanno potuto beneficiare di un grosso sconto per acquistare macchine compatibili con l'Agricoltura 4.0, e la risposta degli agricoltori è stata enorme. Infatti, per 3 anni abbiamo avuto dei numeri di vendita che erano straordinariamente alti e che ha trainato totalmente il settore delle macchine agricole in Europa. Questo ha fatto sì che sono aumentati
è aumentato il numero di utilizzatori oppure di aziende agrarie che hanno a disposizione tecnologia compatibile con la 4.0. Tuttavia, però, come dire, gli acquisti sono stati mossi non da una reale necessità, bensì da un vantaggio economico. Quindi in molte aziende abbiamo la tecnologia, però ci dobbiamo chiedere ma quanti effettivamente utilizzano la tecnologia? E qui, come dire, conosco molte aziende che hanno da tanto tempo la tecnologia e non la usano. L'hanno perché magari se volevano comprare una macchina d'alta gamma, alla fine è una macchina che ha la tecnologia, però poi molto spesso la utilizzano come una macchina normale. A volte questo è causato dal fatto che le macchine nuove e tecnologiche devono essere utilizzate in modo significativamente diverso rispetto alle macchine tradizionali, soprattutto se vogliamo sfruttare tutta la macchina nel suo massimo potenziale. E qui faccio un esempio pratico. Pensiamo al concime, lo spanticoncime a ratio variabile. C'è una bella differenza tra utilizzare quella macchina con ratio variabile e quella macchina come una macchina tradizionale e quindi con una unica dose per campo. In un caso, nel caso in cui iniziamo la macchina con una macchina tradizionale, in pratica l'agricoltore deve semplicemente prendere la scatola del concime e vedere qual è la dose consigliata per la tipologia di coltura. Carica la macchina, carica il concime nella tramoggia della macchina, fa la calibrazione e va. Tutto molto semplice, ma se volesse utilizzare la macchina in modo tale da applicare il ratio variabile, qui diventa tutto molto più complicato perché bisognerebbe avere dei dati, quindi quantomeno, ad esempio, una mappa di resa, processare questa mappa di resa con un computer, generare il task che poi deve essere dato alla macchina e poi dopo la macchina bisogna accettare il task e partire. E questo richiede delle attività ulteriori, cioè richiede il fatto che si abbia una mappa di resa, richiede il fatto che la si abbia, la si possa, si è capace di comprenderla e analizzare, processare la mappa di resa al fine di avere una mappa di concimazione, a sua volta poi dopo caricare il dato della mappa di concimazione sulla macchina agricola. Questo diventa estremamente complicato per un agricoltore perché richiede dei passaggi totalmente nuovi, ma anche competenze differenti perché richiede non solo saper fare le operazioni in campo, ma richiede anche saper processare informazioni spaziali, manipolare un po' di GIS e non è cosa semplice, non è cosa semplice. Hai toccato proprio un tema, secondo me, fondamentale, che è proprio quello delle competenze. Noi, appunto, sono alcuni anni che svolgiamo attività con le scuole, stiamo facendo, diciamo, la nostra parte nel cercare di indirizzare anche, insomma, aiutare anche gli studenti a capire dove andare, insomma, nel caso siano interessati anche all'utilizzo delle tecnologie, nel caso siano appassionati di tecnologie e di agricoltura. Quali competenze andare a sviluppare, e questo sicuramente è un tema fondamentale, perché appunto, come dicevi tu, a volte ci si trova con la tecnologia in casa ma senza essere in grado di utilizzarla o di utilizzarla al meglio, ecco, diciamo così. Proprio quindi, come ultima domanda, visto che siamo quasi alla fine, tu sei un professore universitario, insegni materie di questo tipo qui, e quindi per uno studente, un ragazzo che, anche magari chi ci sta seguendo proprio adesso, che è interessato all'agricoltura, che ha uno sguardo, diciamo così, innovativo e vuole un po' approfondire questi temi, come si fa? Ci sono dei corsi universitari? Quali competenze secondo te sono da coltivare, da approfondire? Che consigli daresti, ecco, a uno studente? Allora, in generale negli ultimi anni le università si sono organizzate. Sono organizzate sia aggiornando i corsi di studio tradizionali, quindi magari inserendo qualche tematica un po' più affine al mondo tech. Quindi, ad esempio, venendo al mio caso specifico, quando ho iniziato il corso nel 2015, io non parlavo assolutamente di Canvas, ISOBAS, del sensore per mappare la resa del campo e così via, di sistemi di posizionamento. E adesso, invece, da un paio d'anni a questa parte, in tutti i miei corsi parlo di quelle cose qui. Poi, a sua volta, alcune università
tra cui l'Università di Bologna, si è attivata per attivare dei corsi specifici per illustrare con un certo dettaglio la tecnologia impiegata nelle nuove macchine. E quindi, ad esempio, nel caso dell'Università di Bologna, nel 2020 ha attivato il corso di laurea magistrale internazionale in Precision Sustainable Agriculture. In questo corso qua noi abbiamo voluto offrire agli studenti anche la possibilità di seguire insegnamenti dell'ambito ingegneristico. E quindi abbiamo inserito delle materie di informatica, di elettronica, di meccanica avanzata e così via, in modo tale che gli studenti possano capire il reale funzionamento della tecnologia, oltre a capire come la tecnologia deve essere utilizzata al fine di ottenere dei risultati positivi per le aziende agrarie. E questo noi l'abbiamo fatto grazie a una stimolante interlocuzione con le aziende costruttrici di macchine e non solo, che ci hanno dato dei feedback molto importanti, dove ci hanno detto l'importanza, ad esempio, di introdurre delle competenze necessarie per comprendere i sistemi ICT, IoT, Big Data e così via. Per chi invece è appassionato al mondo tech nel settore agro, io quello che suggerisco sempre è di buttarsi a studiare anche materie, come dire, più affini al mondo ingegneristico, quindi informatica, elettronica, la meccanica e così via, perché è essenziale per capire realmente come utilizzare bene, la tecnologia. Ora, in passato studiare queste cose era un po' complicato perché è necessario, come dire, avere degli strumenti in casa dove non tutti si potevano, come dire, permettere, quindi non tutti avevano a disposizione, ma al giorno d'oggi c'è davvero tanto materiale in internet, tanti tutorial, tanti how-to, dove gli studenti possono far pratica con degli strumenti che sono pensati proprio per apprendere. Penso ad esempio all'Arduino, penso ad esempio al Raspberry, e quindi qualsiasi studente che vuole capire come sfruttare o come funziona, ad esempio, una tecnologia moderna in un trattore lo può fare anche a casa. Ad esempio, io una cosa che faccio in uno dei miei corsi è spiego i sistemi di posizionamento e li spiego molto bene. E al fine di far capire agli studenti come funziona un sistema di posizionamento a livello di calcolo, che è essenziale per capire quanto affidabile è il dato del sistema di posizionamento, ho sviluppato tramite Arduino un sistema di posizionamento locale che svolgo in laboratorio. Quindi ho un Arduino, ho preso dei radar, l'ho posizionati in tre punti ben precisi, sotto ho messo un foglio di carta millimetrata formato A0. Ho messo agli angoli di questo foglio di carta millimetrata questi sensori radar, li ho tutti interfacciati a un Arduino e poi dopo all'interno dell'Arduino faccio tutti i calcoli che servono per fare la trilaterazione. E in questo modo gli studenti, come dire, possono in qualche modo capire realmente il funzionamento di un sistema di posizionamento. E tutto questo lo si può fare, come dire, tranquillamente lo può fare qualsiasi studente da autodidattica. Tutta la strumentazione l'ho pagata 40 euro, un po' di manualità, si trovano anche dei tutorial in rete e suggerisco davvero agli studenti che magari non possono venire a Bologna a seguire il nostro corso di studio o che magari non sono pronti dell'università, iniziare a studiare questi sistemi qui. Poi, come dire, chi vuole essere interessato a queste cose beh, può mandare un'email e poi posso, come dire, dare dei link dove ci sono degli esercizietti molto simpatici da poter fare. Assolutamente, Anfi. Intanto, grazie anche per questi spunti che penso, credo che anche siano molto graditi anche dai professori e dagli studenti che si stanno seguendo. E quindi nel caso appunto ci siano domande, potete anche appunto mandarle a me, che è un po' più facile, nel senso che il mio indirizzo mail ce l'avete nella mail di conferma di partecipazione al webinar e comunque anche
sul sito dell'università, eventualmente è facile trovare anche il professor Mattetti, quindi potete anche contattarlo direttamente, se no, se nel caso volete chiedere a me, dopo io giro a lui le domande. Va bene, allora, Michele, grazie davvero di tutti gli spunti e le cose, insomma, che ci hai dato oggi. Io ringrazio anche chi ha seguito, chi ha partecipato. E ultime note, diciamo così, tecniche. Al termine del webinar, quando chiuderò appunto il collegamento, vi comparirà un sondaggio in cui potete dirci se vi è piaciuto questo webinar, se avete dei suggerimenti e soprattutto per i professori che stanno seguendo con gli studenti in classe, vi chiediamo di dirci più o meno quanti studenti erano presenti, perché ci serve anche un po' per statistica, per capire quante persone raggiungiamo, anche perché appunto è un progetto che è cofinanziato dall'Unione Europea e ovviamente l'Unione Europea vuole sapere come vengono utilizzati i propri fondi. Quindi niente, vi ringrazio ancora appunto di essere stati con noi. Nel caso ci siano domande, potete contattarmi direttamente. Vi ricordo il sito partecipac.eu, dove caricheremo anche la registrazione di questo webinar. Quindi, nel caso vogliate rivederla, vogliate riguardarla o suggerirla ad altri, lo potete fare. E niente, non mi resta che darvi appuntamento ai prossimi webinar che saranno a febbraio. Michele, grazie ancora e buon Natale. E poi dopo ci vedremo prossimamente. E appuntamento al prossimo anno a tutti. Grazie Gabriele per l'opportunità, grazie a tutti voi per l'attenzione, buon Natale a tutti e a tutte. Grazie, ciao a tutti, buona giornata. Buona giornata.